nell'introduzione, nella premessa che abbiamo scritto, che, e cioè che sebbene siano ormai numerosi gli studi sulla storia delle donne ebree in Italia, non si era mai data l'occasione per studiosi italiani e stranieri, questa è un'altra caratteristica del volume, cioè c'è molta presenza di storici, di colleghi extra italiani, sebbene il libro sia sull'Italia, di incontrarsi e confrontarsi sul tema della donne, delle donne ebree. Scopo del convegno che si è tenuto a Lucca era dunque quello di colmare un vuoto e di offrire uno spazio di incontro e di discussione tra quanti si occupano di storia delle donne ebree e di storia dell'ebraismo italiano. E direi in più di quanti si occupano di storia delle donne to go. Dando per scontata la peculiarità della posizione della donna nell'ambito della tradizione religiosa ebraica, è inutile ripetere quello che tutti sanno, e cioè che l'ebraismo si trasmette per via materna, dando per scontato tutto questo, si è cercato di individuare nel corso del convegno le modificazioni e gli adattamenti nel tempo verificatisi in Italia e di indagare la storia degli ebrei in Italia a partire da quattro temi in particolare: il matrimonio e la relazione coniugale, la vita comunitaria o la vita religiosa, la conversione e i rapporti con la società cristiana e infine la peculiarità dell'esperienza femminile negli eventi delle persecuzioni e della Shoah. Temi che non soltanto sono sembrati i più fecondi di studi, ma che aprono la strada dell'ebraismo italiano a nuovi interrogativi e nuovi terreni di ricerca. A partire dalla condizione giuridica delle donne ebree, si sono quindi presi in esame la funzione di educatrici in seno alla famiglia, il ruolo che le donne e i loro beni svolgevano nel sistema di costruzione e trasmissione patrimoniale, un ruolo decisivo, le attività lavorative al di fuori delle mura domestiche, il corpo e i cicli di vita. I contributi che si sono pubblicati, pur offrendo ricchezza e varietà di metodi e di fonti, e pur differenziandosi per la scelta dei luoghi e dei periodi affrontati, non vogliono fornire un quadro esaustivo di quella che è la storia delle donne ebree in Italia. Cioè qui non si trova una storia delle donne ebree in Italia, si trovano prolegomeni per una storia delle donne ebree in Italia. E nemmeno pretendono di riassumere la ormai notevole produzione storiografica in questo ambito. Gli atti presenti nel volume intendono piuttosto dare indicazioni sugli studi che si stanno portando avanti in Italia e all'estero e senza la pretesa di fare un bilancio, mi sembra prematuro, intendono offrire una panoramica limitata ma significativa di temi e di ricerche. Guardando il volume, se vogliamo, da un altro angolo di visuale, ci possiamo rendere conto che, come forse un po' per qualsiasi storia degli ebrei in Italia, siamo in presenza di due grandi scansioni. La prima è quella rappresentata dal Medioevo e dall'età moderna. Noi siamo abituati, funestamente, io credo, a distinguere fra storia degli ebrei in Italia nel Medioevo e poi storia degli ebrei nell'età del ghetto. Allora, in realtà c'è tra la situazione medievale, quella che conosciamo meglio dal 300 in poi, e l'età del ghetto una assoluta continuità. Anche già nella storia in generale si tende spesso a operare una scansione tale da portarci dal 300 al 700, cioè fare storia di ancien regime, un problema di un'area abbastanza comune, si può anche chiamare per altri versi Renaissance Studies, cioè più su 400, 500, inizio 600, ma a parte che i medievisti classici chiamano
noi storici medievali che ci occupiamo di 300 e 400 protomodernisti, cioè come se coloro che già cominciano a studiare l'età moderna. Allora, nel campo della storia degli ebrei noi questo lo vediamo in maniera molto netta. Abbiamo la prima emancipazione, che è questa napoleonica, e quello è lo spartiato. In questo precedente, in questo prima, che appunto va fino alla fine del Settecento, noi possiamo raggruppare tutta una serie di interventi che sono presenti in questo volume. Ce n'è uno mio su Lucca, ce n'è uno sulla Toscana in generale della Borgolotto e della Garruto, ce n'è uno della Veronese su Treviso, ce n'è uno della Scandagliata sulla Sicilia, ce n'è una della Zelle ancora sulla Sicilia, poi che però si allarga sull'Italia, ce n'è una di Rossella Rinaldi che si occupa di Bologna, ce n'è una della Aaron Balder che si occupa di Modena, la Fratelli Fischer si occupa di Livorno, la Boccato di Venezia, la Caffiero si occupa di Roma. Allora, qui stiamo parlando di donne ebree che sono ancora all'interno del meccanismo della impossibilità di comunicazione o di passaggio da mondo ebraico a mondo cristiano. Queste donne se trasgrediscono, se operano una trasgressione, no? Escono dall'ebraismo, cioè non hanno scelta. E questa, diciamo, sono donne che non possono trasgredire senza cessare di essere ebrei, e sono le donne, casi abbastanza celebri, che lasciano il marito ebreo perché si innamorano di un cristiano e fuggono, sono donne che si convertono senza nessuna apparente ragione, in realtà poi dopo si scopre che si erano innamorate di qualcheduno, qualche storia di questo genere è frequente in questo libro, è abbastanza presente in questo libro. Mentre invece nel periodo successivo, cioè dopo l'emancipazione, una donna che lascia l'ebraismo o vive l'ebraismo in maniera più tiepida, magari arrivando al matrimonio, come sappiamo tutti, con un non ebreo, non esce dall'ebraismo. Non necessariamente esce dall'ebraismo. A me pare che fissare questo spartiacque sia importante, perché il modo in cui la donna ebrea vive la sua condizione è di un certo tipo fino al 1700 e totalmente di un altro tipo dalla fine del Settecento in poi nel corso dell'Ottocento. Questo mi pare uno degli elementi che una delle chiavi anche di lettura del libro, che poi naturalmente affronta anche, c'è un'altra sezione, si può vedere, anche il filone religioso, quindi Malchiel si occupa di Emanuele Romano e della considerazione dell'Eros in autori ebrei, Weinstein si occupa della religiosità femminile, Galasso si occupa del ritorno all'ebraismo delle discendenti degli ebrei cacciati dalla Spagna, e Levelina Cohen si occupa dei libri di preghiera che vennero realizzati apposta per le donne. Quindi, diciamo, si va, mentre tutti i saggi che ho citato precedentemente sono tutti saggi che implicano il rapporto, la relazione con i cristiani in positivo o in negativo, questi ci riportano in un ambito, diciamo, quasi soltanto ebraico. Però a questo punto quello che c'è nel libro è al di là di quello spartiacque. Allora troviamo due saggi significativi, uno della Dore Lisha Benporat sulle attività di ricamatrici delle donne, un altro di Luciano Allegra sul lavoro nel ghetto. Parlare prima di donne ebree lavoratrici è quasi impossibile. Cioè non hanno, si trovano naturalmente delle donne che sostituiscono il banchiere, delle donne che magari dirigono delle piccole aziende tessili, ma hanno sempre qualche uomo che controlla e che dirige.